Grande attenzione questa sera per Martin Sicuro, dove abbiamo due candidati che rappresentano idealmente questo magnifico territorio, due candidati che sono espressione del territorio, che sono espressione di due esperienze politiche che possono in qualche modo essere messi al servizio di questa città, di questa realtà, in questa così difficile competizione elettorale. Perché ci sia davvero un'attenzione per questo territorio e perché la sinergia tra questi due candidati possa portare a uno sviluppo che mai come in questo momento per il territorio di Martin Sicuro è necessario. Ricordiamo che non c'è mai stato un consigliere regionale, forse questa è la volta buona perché questa città lo esprima. È un progetto politico il nostro che inizia 12 anni fa nelle liste civiche, ancora oggi ci ritroviamo qui per una candidatura importante, quella regione. Un desiderio che abbiamo avuto fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a fare politica, quello di dare una rappresentanza alla nostra città anche all'interno del collegio regionale. E quindi siamo qui per fare questa battaglia e portare finalmente Martin Sicuro ad avere quel ruolo che merita all'interno della regione e perché no contribuire assolutamente anche al suo sviluppo. Questo è il nostro obiettivo, continuando a mantenere quella che è la nostra identità civica che da sempre abbiamo avuto fin dagli inizi della politica che abbiamo intrapreso. Dobbiamo far sì che ci sia un punto di unione fra l'interno, quindi fra Teramo e la costa, e quindi arrivare ad un quid complessivo. Del resto penso di poter apportare quelle che sono le mie esperienze amministrative nel campo, esperienze nel campo legale, ma principalmente quello che mi propongo è il poter portare il cittadino veramente in regione, quindi per far sì che ci sia un'unione che in altre epoche passate non c'è stata.